Nell'ambito della chirurgia ortopedica capita di assistere a progressi importanti che rivoluzionano le tecniche e i trattamenti impiegati per curare fratture ossee complesse. Uno di questi casi è stato recentemente eseguito a Pesaro in una paziente anziana di 97 anni che aveva subito una frattura periprotesica del femore distale. L'intervento eseguito con una mega protesi di ginocchio ha fatto la differenza, offrendo una soluzione efficace e un rapido recupero per la paziente. L'operazione, realizzata con estrema cura e precisione dall'equipe guidata dal dottor Luca Memè, è riuscita alla perfezione. Abbiamo optato per fare un trattamento chirurgico di alta incomplessità, che è consistito nell'espiantare la protesi precedentemente impiantata e utilizzare una protesi che viene definita mega protesi perché è molto più grande, che solitamente viene impiegata per i casi tumorali. L'intervento è andato bene, la paziente già nel post-operatorio ha ripreso a muovere il ginocchio e si è stata anche posta in posizione ortostatica per avviarla a deambulazione. Tutto ciò è stato possibile perché abbiamo coordinato bene le varie unità operative coinvolte, dal servizio di anestesia al servizio di rieducazione, alle coordinatrici blocco operatorio, al personale infermieristico del blocco operatorio e del reparto. E mi fa molto piacere che siamo riusciti a portare a compimento questa procedura, sia in termini di risultato, che ad oggi ribadisco va molto bene, sia in termini di rivalutazione del servizio di ortopedia di Pesaro e di Fano. E abbiamo impiegato anche un tipo di protesi che non è disponibile al momento del trattamento, ma deve essere richiesta a un'azienda che la produce e che vengono appunto particolarmente utilizzate in campo oncologico, perché sostituiscono una parte di scheletro piuttosto importante rispetto a una protesi ordinaria. È un materiale che rispetto a una protesi ordinaria costa dalle 10 alle 11 volte di più. Un intervento particolarmente straordinario per l'età della paziente. A 97 anni molti chirurghi potrebbero essere resti ad eseguire un'operazione così complessa e invasiva. Tuttavia, grazie all'esperienza e al talento del dottor Memè e del suo team, è stato possibile sottoporre la signora all'intervento, dimostrando che l'età non deve essere un ostacolo per cercare di migliorare la qualità della vita di una persona. È importante perché in letteratura sono descritti altri casi, però sicuramente una paziente di 97 anni credo che perlomeno in Italia è unico, sia perché i pazienti che arrivano a quell'età sono rari, sia perché spesso appunto hanno delle condizioni di comorbidità particolari per cui non vengono trattati chirurgicamente. Quindi in questo caso abbiamo provveduto al trattamento chirurgico perché la paziente in realtà aveva delle condizioni fisiche ottimali. L'età ormai non è un fattore unico da considerare. Quando da noi arrivano i pazienti, ormai un paziente di 85, 86, 89 anni vanno considerati tutto sommato anziani, ma quello che va valutato è soprattutto la loro capacità, autonomia e capacità a svolgere le funzioni della vita quotidiana.